sono Ghisus e oggi si riprende con la mezza col challenge su Pokémon Platino. Ok, dalla scorsa volta ho allenato un attimo i miei Pokémon, quindi come vedete ho allenato Chigo e Ironfist. Non ricordo che livello sono i Pokémon che troverò. A tra parentesi ho scoperto una cosa bruttissima. Così mi allaccio anche un altro discorso. Ho comprato Luna io, tra parentesi, Pokémon Luna. E ho scoperto che Metagross, nelle vecchie generazioni, non impara una cioè non impara niente, impara tutto in late game. E con questo intendo dire che se Metagross evolvendosi, cioè se Metang evolvendosi al 44 aveva già, che ne so, tipo Cozzata? Zen? Una cosa di quel tipo, al 44 e Meteor Pugno al 45 lo imparava, scusate, Meteor Pugno al 44 e Martel Pugno al 45, queste mosse li impara al 60 e Iperraggio lo impara al 71, mentre Iperraggio nella generazione nuova lo impara al 62. Cioè ragazzi, sono 10 livelli di differenza, non è affatto poco. Allora io vado in giro a distruggere le palle di neve, lei mi sfidi perché tanto so che prima o poi dovrò, ecco, e devo capire a che livello ci li avete in Pokémon. Stai scherzando? Cioè io ce li ho al 30. Ok. No, aspetta, però questo non è solo uno, può darsi che sia quello più forte. Ho beccato quello che forse ha lo squadrone della morte. Ma cambiare non mi conviene neanche così tanto. Abbiamo di psichico. E c'è andata bene che non è un leggenda. Oh, chi metto? Aspetta, lui è in parte volante se non sbaglio, no? Quindi io uso le mosse tipo ghiaccio, dovrebbe funzionare. No, ho usato troppo un sacco. Ho usato è più veloce di me qualcosa. Non mi paralizzare. No, sa paralizzare in basso, perché non. Infatti è efficace perché è in porta volante. Oddio! Viene già male se iniziamo così. Ecco, sì, sapeva paralizzare. È come corpo scontro, solo che fa più male. Ok. E la prima antiparalisi se ne va. Questo è efficace in teoria. Sì. Come? 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 Qualcuno che lo sa mi scrive nei commenti qual è la probabilità di essere confuso barra paralizzato da una mossa e anche di liberarsi dalla confusione, già che ci siamo. Ah, beh, sì, accettabile. Au. Voi non potete capire come mi sento adesso, ok? No, non lo potete capire. Adesso non lo potete capire neanche proprio nulla. Perché gli spill? Perché tutti i Pokémon di tipo acqua ghiaccio hanno riposo? Non è normale! E poi? Dimmi che hai sonno là lì e siamo a po'. Cioè, Bora! Quanto mi pento che il mio spill sia morto, cioè, ragazzi. Cioè, Bora.
russare, riposo, e l'ultima non l'ha tirata fuori, e grandine. E poi? Basta che gli diamo giga impatto e siamo a posto. Io però pugno scarica. Tira. Ed è morto. Ok. 1.800 per bomba balladina, per aver tutto ciato. Se sono tipo 39, 40 già è più decente. Sto tizio qua potrebbe avere... come si chiama? Non so, biotomba. Ira di rago. Un'altra volta sabbia tomba. Non riesco a salire di livello, ma porca miseria. Lui è acqua. Sapete che non ho niente contro l'acqua? Cioè, è una cosa schifosa. No. 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 E no! Non ho assolutamente niente contro l'acqua, non ve lo cido. A che livello è lui, tra parentesi? Al 42, ragazzi, 5 livelli di differenza. Fa così tanto, forse sua. Non è che è un merito, ok, proviamo a vedere quanto fa una forza sfera. A scarica l'infame, no! Tutto difesa speciale qua, resisti. Quanto è veloce tra l'altro? Ah, è super efficace, eh? Non ci credo. L'hai avuto in campo fly. Così se almeno decide di fare scarica gliela blocco. Infatti, vedi. Lezzo lui. Volevo ritornare all'inizio, se non ricordo male, per questo. Allora, eccoci qua. Allora, una delle più facili si fa così. O forse no. Oh, queste qua non è necessario. Ma aspettate, queste qua posso fare meno. Sono stupido! Potevo già passare io, chi se lo ricordava? Vuoi sfidare bianca? Perfetto, sto sfidando un'intolerabile, ma va bene, Pokémon amore nuova. Va bene. Quello che vuoi, Kate! Sono contro Kate! Quella di Castle! Non so se avete presente il telefilm! Perché nei quattro. Ok, proprio... Fuck! Letteralmente! È tornato in CEO e ce l'ha con me, mi sa. Vediamo che mossa ha... Potrei provare con le coche. Dai, proviamoci. Lui come minimo mi avrà fatto una mossa elettrica, giustamente. No, localizza. Cioè vuol dire che mi becca sicuro al prossimo turno, non che non faccio una mossa elettro. Io l'ho anche avvantaggiato a pensarci bene, perché gli ho dato la pioggia. E fisica è questa, non è super efficace però. Sì, quanto fai? È brutto colpo, vabbè, allora. Però il mio è super super efficace. Non ci credo! Quanta difesa ha quest'uomo! Io userei direttamente una... A parte che no. Vediamo una super. Non so se vuole usare la sua prima iperpozione. No, localizza. Scusate l'interruzione. Allora, a che punto eravamo? Oh sì, mi stavo stuprando. Ma io do. Ancora uomo, vedete? Ma non è che localizza fa fare i brutti colpi? No, no, scherzato. Due magnitudi 7, perfetto. E lei non ha usato un'imperfezione o quello che voleva usare. Quindi Magneson è giù. E già questo era parecchio difficile da levarsi dalle scatole. Ragazzi. Orsi.
Forse c'è ancora acqua. Quindi come ce la caviamo con un tipo acqua? A cui ho potenziato le mosse. Non mi dica gelo, corpo scontro. Potrei provare a usare anche effettivamente un surf. Perché comunque dobbiamo contare che io ho un attacco speciale che è veramente più forte rispetto al suo. Pari livello. Lui ha Drago Danza. Molto interessante. Tra parentesi, vi siete mai chiesti perché l'evoluzione di Orsi, cioè Sidra, è considerato un Pokémon Drago se non è Drago? È una cosa che non ha dannatamente... Wow, one shot. È una cosa che non ha dannatamente senso. Ok, che dopo hanno aggiunto Kingdra. Ma, cioè, Orsi chiamarlo Pokémon Drago non ha dannatamente senso. Execute. Erba... Ma ho il gerolaggio, che cambia fare. Per erba psico comunque, se me lo stavate chiedendo. La parentesi, avete visto come hanno usato quelli di Sole e Luna a mettere Executor Erba Drago? Ma come hanno usato? Cioè, come si permettono di fare un Erba Drago? Ragazzi, veramente, cioè, boh, non lo so. Alcuni sono veramente fighi, cioè, per esempio, Marowak. Devi morire. Devi morire. Come lo tiro giù, Darkrai? Aspetta. Forse non ha vuoto titolo. C'è questa possibilità. Ha ipnosi. A sogni amari. Sarei tentato di mettere in campo Metagross. Per il semplice fatto che... È vero che... Ma cavolo, forse ne ero pulsa. Lo scopriamo subito. Incubo. E fallisce. E va bene. Fin qua, no problema. Visto che tanto mi addormenterà sicuro, io uso pugno scarica e cerco di fargli più danni possibile. Comunque, non gli ho fatto tutto con niente. Ipnosi quanti PP ha, ragazzi? 20? 15? 10? Fatemi controllare. Ne ha 20. Io dormo. Sì, erano usciti più duro. Va bene. Stavo pensando di scampare al tipo buio in qualche modo, ma non c'è modo. Chi è il più veloce, tra parentesi, tra i miei? 62, 41, 77, 96, 84? Circa 96, Moby Dick, ma... Darkrai non ha 96, avrà tipo 120, 140, sicuro. Cioè, Darkrai, ragazzi, è velocissimo. Di minimo a 229, cioè. Certo che però se decide... Sì. No, sempre ipnosi, ragazzi, sempre. Il problema è che non so quante sveglie ho io. Quante ne ha già fatte partire? 3. Io devo vedere quante... Allora, ho 6 cure totali e 5 sveglie. Cioè vuol dire che posso praticamente svegliare 5 Pokémon. Cioè, scusate, 11 Pokémon. Il che non è male, peccato che... Non sembra avere comunque... Mangia sonno. Però quanto fa? Cioè... Fortuna che non sto usando l'attacco speciale. Come fa ad andargli sempre? Porca miseria.
In questo caso serviva a farlo assieme, però che me lo giocassero contro. L'unico adesso... Adesso fa il... Voglio morire. Adesso che io non ho fatto niente... Ah, oh, extra rapido! Almeno per fargli un po' di danno. Dai, 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 dai. Non mi ricordavo di extra rapido. Non gli faccio niente! Perché non sto più usando l'ipnosi? What? Non mi considero una minaccia? Non lo so. Io continuo a usare extra rapido finché posso. Oddio no, aspetta, devo one shotarlo. Devo in qualche modo ucciderlo. Perché se lo faccio scendere sotto la vita, lei userà tipo l'iperpozione. Ha fallito? Vai Gigo, vai! Dobbiamo ucciderlo, vai! Oddio! Flygon al 39, Iron Fist al 38. Mai più! Mai più! Ah, posso usare la scaroccia. E avete sentito che cosa contiene? Voto dentro. Fuck! Non vi era toccato una sega! Cosa vi davo poi in realtà lei? Non lo sapremo mai. Grazie per avermi addormentato metà squadra comunque, ne da cry. Riprendiamo, ok, andiamo a vedere che sta combinando il team dell'asse, poi mi sa che dovrò interrompere perché... il tempo di registrare è finito, diciamola così, non diciamo altre cose. Ah, posso salire anche di qua. Vai! Andiamo a scalarocela. Grazie Ursaring. Terror panno. Con chi scambio un Duke Locus per farlo evolvere in Dusk Noir? Con chi? Dimmi con chi. Ok. Non te la caverai così, Team Galassia! Va bene, perché l'ho detto così? Va bene, è male, va bene, sto andando a salvare qualcuno nel lago, fa freddo qui, torniamo al sedile per poi. Team Galassia in cantiere. Va bene. Ok. La sede rupevoli. Questo togliamoci sede rupevoli. Ha avuto la meglio. Va bene. Povero Uxy. Va bene, va bene. Ma prima di concludere, vado a prendermi un... C'era un MT particolare, diciamo, sì, possiamo dire così. Ah, tra parentesi, visto che questa è una zona nuova... Visto che questa è una zona nuova, diciamo che io uso il super repellente. Voglio morire, c'era Bora qui dentro, c'era Bora, c'era Bora. Bora, avete presente Bora? Bora. C'era Bora l'esploratrice. Comunque ragazzi, mentre volo rupevoli vi saluto, questo episodio è andato più che bene. Purtroppo i miei Pokémon sono un po' sotto la media, ma niente che non si possa risolvere con un po' di allenamento e voglia di fare, che non ho!
Per il solito ci vediamo sul momento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Non volevo andare qui, quindi, bella ragazzi!